L'opera suona indicativamente metà novembre, l'esistenza dei cantieri, e per i primi di dicembre dovrebbe essere aperta la prima rampa. Sì. Quindi sostanzialmente il famoso serpentone che circola tra Corigliano e Sesi dovrebbe essere eliminato. Certo. Voi qua avete doppio problema, perché c'è quello, la gente che cerca di scappare da Corigliano Coronata e venire di qua, e il problema è che la Val Polcevera è totalmente tagliata fuori, esatto, e quindi per loro l'unica strada è questa. Quindi doppio problema. Un problema lo si risolve col cantiere, l'altro problema si risolve con l'apertura delle viabilità del Polcevera. Su quella sinceramente i tempi li ho già sentiti tutti, però lì, cioè, mentre con lì un cantiere che quindi va avanti con le regole dell'affidamento lavori, la zona rossa invece va avanti con la Procura della Repubblica, con la Commissione Tecnica del Ministero, tutti i problemi connessi a... Quindi capire davvero i tempi di quella è difficile, perché è molto complessa la cosa. Dipende da... Si spera davvero che si riesca a liberare sostanzialmente, al di là del ponte, non ponte, visto che il tratto centrale del Polcevera ponte gli è crollato sopra e quindi sostanzialmente non c'è più, si spera davvero che si sblocchi questa situazione in maniera che si libera tanto le vie, quelle di sponda adesso, e io spero anche Cosperrone, visto che Cosperrone ha una parte di ponte che è usurata. Nel momento in cui si riesce a capire come liberare queste strade, allora il nodo di Borgia dovrebbe tornare a essere problematico come prima. Il primo è quello dell'urgenza di adesso, perché non è possibile questa situazione, visto che sostanzialmente è pericolosa ed è ingestibile. È ingestibile perché poi io non abito qua, ma qua ci abita mio figlio, che è la prima casa qua, che mi racconta che chi si insulta, esatto, chi grida, chi suona. Certo. Uno arriva a casa, fa il turno all'Ilva, arriva a casa alle 7 del mattino di andare a fare la notte e dorme alle 11 e mezza. Quindi al netto del fatto che poi si tornerà a essere critici come prima, sì, ma un livello ora bisogna gestire in questo momento di urgenza. Però qua è difficile. E nel frattempo, visto che ci sono state delle indicazioni per cercare di migliorare la situazione, vediamo se riusciamo anche a migliorare la situazione quella pregressa. Le soluzioni sostanzialmente sono poche. Ora sento che la gente ci sta chiedendo la possibilità di avere un agente di polizia locale qua a dirigere il traffico. Secondo me il problema è lo stesso, cioè il semaforo o la gente che blocca il traffico crea lo stesso problema, al netto del fatto che, come sapete, adesso non credo che ci sia tanti spazi. Ora noi adesso stiamo girando per il quartiere, vediamo via Siffredi, la gente ha bisogno di attraversare la strada, anche lì ci stanno chiedendo l'ausilio delle polizie locali, ci stanno chiedendo, ci servirebbero 2000 agenti di polizia, certo, in questo momento, certo. Che è una disponibilità che non c'è, quindi al netto di questo, quindi o quello oppure il senso unico in questo tratto di strada. Pensare di aprire quello che è possibile aprire, io mi riferisco a Viale Canepa, sono fissato su questo. 20 metri di scavo in Viale Canepa, 250 metri di viale chiuso, non ha nessun senso. Il semaforo, mettiamolo in Viale Canepa e svuotiamo via Borzoli. Ieri il 53 aveva 80 minuti di ritardo. La gente mi dice a me, dato che sono un tranviere, perché non mettete più autobus? Ma li mettiamo tutti in coda in via Borzoli, gli autobus. No. Il problema è verso Sestri, non è verso Fegino, perché verso Sestri, con l'incrocio di via Giotto, non si cammina. Non si svuota via Chiaravagna e via Borzoli. C'è un filmato che gira su Facebook, un'ambulanza bloccata in via Chiaravagna. Mi auguro che quel poveretto non avesse i secondi contati, perché sennò è un problema. Bisogna svuotare via Borzoli in direzione Sestri e la possibilità c'è, riaprendo viale Canepa, ma non lo si vuol fare. C'è una volontà probabilmente di dire quello lo dobbiamo finire, i sacrifici li dobbiamo fare, l'emergenza c'è per tutti, c'è anche lì, ci deve essere anche lì. Ma io non vedo solo, io so la situazione e le dico che quella zona lì è sottoposta a progetto di tutto il viale, non è che stanno facendo un piccolo scavo, stanno lavorando su tutto il viale. Come vedi ci sono più mezzi, ci sono tre squadre sindaci che lavorano giorno e notte, quindi non è un cantiere abbandonato. Dicevo, Viale Canepa deve essere finito, perché la parte quella idraulica e delle condutture non è che la possiamo lasciare indietro, no? Secondo problema, non è che se noi canalizziamo tutto il traffico della Val Polcevera in Viale Canepa e giù a Sestri abbiamo risolto la situazione, perché blocchiamo tutto quanto di nuovo. I volumi di traffico sono talmente ampi che non riusciamo. Dai un po' più però di Sestri respiro. È un po' già un tappo, perché c'è anche è per quello che noi, visto che stiamo lavorando sulla parte bassa ed è finita, riusciamo ad aprire la parte bassa del viale. Quello stiamo lavorando in questo perché stanno lavorando di notte per finire la parte bassa del viale. A quel punto da Via Chiaravagna non i pullman. No, chiaramente. Ma le macchine riescono ad attraversare. Il problema è quello.
Allora, fosse per noi sarebbe già aperto. Il problema è che bisogna reperire le autorizzazioni, i permessi per fare questa sorta di asfaltatura, perché non è pronto il viale. Vedete che è rappezzato perché in realtà il cronoprogramma prevedeva i lavori di, come dire, di lavorazione su acquedotto e fognatura, e poi alla bella e meglio si rimetteva a posto e poi si faceva la asfaltatura vera e propria con i lavori degli alberi. Ora, tolti gli alberi nella parte bassa, che li metteremo poi quando avremo tempo di farlo, tra qualche mese si spera. Il commissario straordinario, se ha dei poteri straordinari, in ordine a cosa c'è? Perché se non riesce a gestire una squadra insomma, consideri che adesso è tutto complesso, perché non è che si sta lavorando solo qui, si sta lavorando su. Straordinario, però le asfaltature cambiano, fra poi ce ne sarà un'altra. Al netto del tempo di cui noi abbiamo già parlato qualche settimana fa, quindi si spera a tempo breve di aprire questa sorta di viabilità che da metà viale può permettere alla gente di affluire, di scendere, di accedere, di passare da una parte all'altra di Sestri. I tempi sono, come vi ripeto, spero l'ordine della settimana, dei 10 giorni. La nostra intenzione era cercare di essere pronti per la prima settimana delle scuole, cioè per lunedì, però evidentemente siamo ancora lì. Quindi quello lì è lo stop. Siamo lì, imminente. Esatto. Questo è quello che riusciamo a fare. Ovviamente il cantiere si sposta, il cantiere si sposta sulla parte alta. Siamo davanti a un'emergenza, come dire, in tutta la nostra città, nel nostro territorio e quant'altro. Vorrei che fosse chiaro, al di là poi, come dire, dei piccoli nervosismi che ci stanno rispetto poi alle code che dobbiamo fare, eccetera, eccetera, che noi stiamo lavorando, ora mi riferisco al viale, proprio rispetto a quello che sta dicendo il Presidente, noi stiamo lavorando affinché si possa aprire quel tratto di strada e si possa un pochettino svuotare via Chiaravagna. Questo è quello che possiamo fare. Stesso discorso vale per il Via Giotto, per il ponte di Via Giotto. Abbiamo avuto una riunione tecnico-operativa lunedì, a cui ho presenziato appunto per la giunta, in assessorato con l'assessore Fanghella. È stato stilato un cronoprogramma che è partito da ieri sera, hanno fatto delle elaborazioni in superficie per circa 50 giorni per fare il passaggio delle sottoutenze. Si arriverà al 26 di ottobre, dove i referenti delle sottoutenze dovranno consegnare il cantiere alla ditta che dovrà procedere per la demolizione e il rifacimento dell'ultimo pezzo. Da lì dovranno passare circa 3 mesi e il tempo stimato, diciamo, è entro la fine di gennaio 2019 la consegna del ponte. Questo, al di là di, come dire, di tutte le arrabbiature e tutte le polemiche che ci sono state, ci è stato giustamente chiesto anche da parte dell'assessorato di lavorare, come dire, non per tranquillizzare le persone, ma per far passare quello che è il messaggio, che, come dire, dobbiamo un po' tutti avere pazienza, ce l'abbiamo, tutti gravitiamo in quella zona lì. Quindi a tutti quanti chiedo, ripeto, al di là delle arrabbiature, cerchiamo di stringere i ranghi e portare ognuno per il suo ruolo a casa il compito, che sarà la riapertura parziale del viale e la riapertura di Via Giotto alla fine di gennaio. Questo è quello che ci sentiamo di dire. Questi sono gli interventi locali. Come dicevo, la riapertura della rampa collegamento autostrada è quella che chiude sostanzialmente la partita giù del traffico pesante. Localmente i due interventi sono la riapertura di Viale Cane per parte bassa, per l'afflusso delle caravagne della gente all'interno di Sestri che vuole andare anche a Ponente, e per la parte con la viabilità della mobilità, quella dei mezzi pubblici, il nodo è quello di Via Chiaravagna e Via Giotto. Sono state fatte riunioni con tutte le direzioni scolastiche, con Regione Liguria, dove hanno valutato quali sono le situazioni che necessitavano navette di trasporto, ma soprattutto per le zone della Valpolcevera, per le zone non raggiungibili, oppure per le zone dei plessi scolastici, quelli nostri, del Medio Ponente, raggiunti dalle persone, dei ragazzi che venivano da fuori. Quindi sono stati fatti, stanno proprio numericamente queste persone per cercare di organizzare. Temo però che l'organizzazione, anch'io sono genitore di due bambini, porterò i bambini a scuola, credo che la vecchia maniera dove ognuno parte con la sua macchina e porta il bambino a scuola, credo che tutti quanti la dobbiamo profondamente. Allora, a prescindere dal fatto che è vero, la soluzione migliore è che tutti lasciano l'auto a casa, ma non è possibile, la realtà è un'altra. Bisogna cambiare le abitudini, benissimo. Però il problema non è solo questo tratto di strada,
Perché? Perché è vero che questo qui è una situazione critica, però voi sapete benissimo che via Coronata adesso, a parte il traffico che faremo tutti un sacrificio perché non riesci neanche ad attraversare, ma io stessa, vi ho mandato anche le foto, io stessa ho fotografato l'immagine che c'è poi in basso, nel senso all'uscita di via Coronata. Noi abbiamo un muro di macchine, idem quelli che vengono da Corso Perone, che vanno ad aggravare una situazione già grave a Cornigliano. Perché? Perché il semaforo, diciamo, alla fine del ponte di Cornigliano non c'è mai nessuno. Io capisco che non c'è il personale, ma in certi punti strategici, secondo me, non è che si risolve mettendo solo i due vigili qui, ma si deve risolvere anche giù, perché ci sono comunque tre case di cura, ci sono tanti anziani. Io voglio vedere, l'altra volta un'ambulanza aveva difficoltà ad uscire. Speriamo che non abbiano i minuti contati, cioè il problema non è solo questo tratto, è fino a Cornigliano. Poi, fermo restando che le abitudini devono cambiare, siamo tutti d'accordo, ma la realtà è questa e quindi è questa che bisogna affrontare. Assolutamente lì in Piazza Massena, sì, in Piazza Massena ci vuole assolutamente. Non si riesce a sbloccare. Qua ci vorrà dire, mi dispiace, non c'è personale, io non è che si attribuiscono responsabilità a nessuno, è vero, non c'è personale. Però dove io posso dire la mia, dove ce ne sono quattro, magari nell'orario di scuola uno può venire qui e poi il presidio laggiù ci deve essere, perché tutti i giorni c'è un muro di macchine in Piazza Massena, non si riesce. Sì, volevo anche precisare, visto considerate che c'è tutta questa carenza, sì, di personale, noi abbiamo provato anche a chiedere prima, non è la soluzione, della possibilità di far fare viabilità ad alcuni o volontari o a protezione civile. Abbiamo chiesto di questa, sì, ma con l'autorità. Appunto, c'è questo nodo che non è un dettaglio, sono autorizzati a fare viabilità, perché sennò si potevano utilizzare. Quindi dire che il problema che ha sollevato anche il presidente del municipio, quello di risolverlo attraverso i sensi unici, non è una soluzione, perché l'abbiamo visto anche giù sulla via Cornigliano. Ho sentito parlare di sensi unici. Tutt'al più di fronte a questa emergenza, siccome tutti dobbiamo, perché tutti quanti parliamo di emergenza, di dramma e quant'altro, giornali, esperti, istituzioni, dicendo, però poi alla fine ognuno tira la coperta per conto suo. Allora, se qua dobbiamo fare la guerra, ognuno per tirare la coperta a casa propria, allora non ci stiamo. Bisogna che questo goccia di veleno dell'emergenza, vi dicendo, sia ingoiato da tutti, altrimenti ci sarà la guerra uno contro l'altro, come sta succedendo in via Siffredi con la questione del semaforo. Allora, sensi unici non se ne fa, si fa o alternato attraverso l'orario, diciamo così, che si deve determinare attraverso i vigili, attraverso le istituzioni, oppure non c'è soluzione. Dobbiamo trovare un sistema dove c'è un periodo di orario relativo alle scuole. Ho saputo che c'è una scuola bus che hanno anche fatto delle proposte sugli orari. Bisogna tenere in considerazione prima di tutto i servizi più importanti, i bambini, le scuole, i problemi sociali che ci sono, dopodiché si passa agli altri, ma non ci può essere scontro tra o rivalità fra una delegazione, una strada contro l'altra strada, questo volevo dire. Sì, questa è una bella serpentina questa. Sì. Non risolve. Non risolve i problemi, ma intanto iniziamo a mettere in ordine, riqualificare e dare una larghezza che permetta almeno il doppio passaggio delle auto, ecco, diciamo. È già sufficiente questo, riuscirlo a realizzare, non è facile, perché poi sono tutte case. Dove ci sono case, esatto, non si possono buttare più case. Esatto. Dove c'è terreno, dove c'è muro, si può trovare una soluzione. La situazione è questa. Una strada è stretta, due macchine in contemporanea ne poteva sopportare una condizione normale, una condizione non normale non ce la fa. Non è pensabile avere un vigile qua che gestisca questa situazione sempre,
quindi quando in certi orari al mattino o alla sera nasce quello che nasce e qualcuno deve andare in giro. Non mi sembra corretto, quindi bisogna decidere cosa fare. Non c'è una soluzione finale, vanno bene tutte. Sta di fatto che bisogna fare delle scelte che condividiamo col municipio. Vede, questo è. Io volevo dire una cosa, io adesso vado in moto. Anche in moto lì dalla rotonda, vedo dalla rotonda. Dalla rotonda dove? Sì, dalla galleria. Dalla galleria. Sì. E due o tre giorni che c'è quattro bici. Bravo. È sempre quattro la stessa bici. Cosa che. Abbi pazienza. No, no, ma io. Ma io guardi, sono quattro bici che stanno lì all'ombra. Perché sennò non ci capiamo. Adesso non voglio criticare, però basterebbe uno giù e uno su con la radio. Che si comunicano. Scusate, vorrei fare un piccolo aggiornamento. Volevo, perché forse magari non sono stato chiaro, ma se faccio un aggiornamento rispetto a parlare di asfaltatore, esatto, ma non sono la persona giusta. Sì, allora, sì. Scusatemi, la, no, questa questione del vigile noi l'abbiamo inoltrata. Noi qualche giorno fa eravamo qua con il comandante dei vigili, con il dottor Giurato, eravamo qua, ci siamo incastrati, abbiamo fatto, però come dire. Ci hanno comunicato, io mi faccio da portavoce perché anche noi personalmente, come dire, saremmo favorevoli a quella scelta lì, ma le cose che ci hanno detto è che non hanno il personale. Faccio un piccolo aggiornamento, ci hanno comunicato questa mattina che da quando apriranno la strada del Papa 18 vigili saranno distaccati sulla strada del Papa. 18 vigili, perché sarà una strada frequentata da mezzi pesanti e quant'altro. Quindi, se c'era un esito negativo alla nostra domanda, oggi mi sento di riportare rispetto alle cose che abbiamo saputo, che è una roba che non si può sostenere. Nel senso che la situazione è così com'è. La strada non si può allargare, comunque non è allargabile in tempi brevi. Certo. Noi sappiamo che a novembre sarà pronta la nuova rampa autostradale, l'8-10, che dal via Guido Rossa andrà in autostrada. Il 60% del traffico che oggi viene smaltito attraverso l'intersezione di Piazza Savio passerà e entrerà direttamente in autostrada. Quindi avremo, come dire, un accesso diretto a autostrada via Guido Rossa. Lungo Mare Canne passa. Non solo per i mezzi pesanti, ma anche per tutti i tanti. Certo, una viabilità generale. Aperta per questo sistema. Dopodiché stanno lavorando in lungomare Canepa su tre turni giorno e notte, a breve faremo le 5. No, signora, glielo garantisco. Le posso garantire che stanno lavorando. Ci posso anche di notte anche io. Ho capito, però se credete, se no, se vengo qua e non credete a quello che dico, io scusatemi, è inutile che venga qua. Credo anche a quello che vedo. Vai Giuliano. Dopodiché via Lungomare Canne avrà tre corsie in un senso a tempo breve, due nell'altro, però nello specifico di questa strada la situazione è questa. A parte via Borzoli, questa è una strada che ormai con i tontommi e queste cose viene segnalata e succede quel che succede. O rimanete ostaggio della situazione o si decide una decisione drastica. Tipo i sensi unici. Tipo un senso unico.